Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi andremo a realizzare questa copia ripetendo gli stessi esercizi sull'incarnato. Vi chiedo scusa per le mie condizioni, ma nei commenti vi spiegherò tutto. Ma adesso basta con le chiacchiere e via con il video. A differenza dell'altro video, andremo a realizzare una copia, però andando comunque a studiare qui i toni. La mia tavolozza è basata su bianco di titanio, giallo cadmio scuro, giallo ocra, rosso cadmio scuro, tela di resina bruciata e blu oltremare scuro. Come starete vedendo, ho realizzato una base in acrilico verde in cui ho messo due punte di colore che sono andato pian piano a stendere e a rimuovere bagnando sempre il pennello e infine con un cotton fioc sono andato ad evidenziare i punti di luce presenti sul viso. Anche questo perché nell'esercizio che andremo a fare oggi non riusciremo ad ottenere gli stessi toni che ci sono qui. Perché comunque bucherò, ma la maggior parte dei pittori utilizza molte velature. Questo il loro risultato è una serie di stratificazioni velate, trasparenti. Ecco perché un buon modo per incominciare è anche utilizzare un verde che poi va a richiamare la tecnica del verdaccio. Perché il verde, ci sono in alcuni punti dei verdi, ma i verdi aggiunti nell'impasto tendono soltanto a sporcare il colore. Per questo vanno fatti a velature, ma siccome non avremo tempo e modo di fare un secondo strato, in qualche modo utilizziamo la trasparenza dei colori per far evincere il verde sottostante. La prima cosa che andremo a fare sarà quella di individuare un tono generale. In questo caso, come abbiamo già visto nell'altro video, il rosa, un rosso, il rosso è il tono generale. Potrebbe essere il giallo, potrebbe essere il giallo ocra o la terra di Siena. Però qui leggo più il rosso. Prima di iniziare, però, vado a dare qualche goccia di olio di lino, semplicemente olio, non diluito con altro, stendo con un po' una spugnetta, questo come sempre per aumentare la fluidità del pennello, della pennellata. Cerco di prendere pochissimo colore e stenderlo proprio trascinandolo, quindi non caricando il dipinto. Potrei anche utilizzare la stessa spugna che ho utilizzato per stendere l'olio per aiutarmi a trascinare il rosso. Si usa il verde nei ritratti perché è l'opposto del rosso, quindi aiutiamo il rosso a sembrare meno saturo, anche perché se analizzassimo il volto anatomicamente parlando, vedremmo sia uno strato di pelle, quindi di vene rosse, ma anche di vene verdi. Adesso chiedo scusa a tutti gli amici medici. Prendo un po' di bianco, quindi testo sempre fuori, per capire in che punto vado a trovare lo stesso colore. Adesso che c'è troppo rosso, vado a prendere un po' di giallo ocra. Ecco, questo tono lo ritroviamo specialmente qui, in questa parte, perciò l'andrò a mettere. Come potete vedere, quanto cambia il tono da qui a qui, semplicemente perché cambia lo sfondo, la rifrazione, quindi dei colori e della luce. Adesso aggiungo un po' di bianco. Ok. Questo è per lo stesso motivo che non si realizzano imprimiture di colori troppo acidi, ad esempio rosa, ad esempio gialli o celestini. Perché sono colori quelli che falsano molto. Come in questo caso, che la presenza del verde fa risaltare naturalmente il rosso, desaturandolo ma caricandolo contemporaneamente. Perciò dobbiamo utilizzare una componente più calda e quindi vado a mettere del giallo ocra. Quindi prendo un po' di bianco e lo mischio solo con il giallo ocra. Adesso sfrutto lo stesso tono per lavorare anche
sulle luci, sui punti in luce, perché qui più o meno ci siamo, anche se è comunque troppo rosso. Però cerchiamo di individuare più o meno nel generale tutti i toni e poi lavoriamo sui singoli punti di luce. Quindi aggiungo sempre, partendo da bianco e ocra, anche perché abbiamo steso comunque un velo di rosso che reagisce con i colori adesso. Guardate il giallo ocra qui, che colore ha e che colore ha qui. Molto più scuro, ma alla fine è lo stesso, che è diverso anche qui poi. Quindi, tre di siena bruciate, blu oltremare, vado a recuperare il tono in ombra. Chiedo scusa se non sono al massimo della forma, diciamo così. Per chi di voi sa, sto scrivendo la tesi, è comunque una tesi molto impegnativa che ha come tema il ritratto e come tecnica l'affresco. Quindi sto dipingendo e intonacando contemporaneamente, quindi mi sto stancando molto. Ero partito molto bene da questo settembre con i video e tutto, però poi non sono riuscito, insomma, a mantenere lo stesso regime. Anche lo stesso velo che indossa, si vede che è un velo realizzato a velature, cioè è stato fatto in bianco e nero, probabilmente, o comunque in monocromo, e poi è stato velato. Se volete avere una pennellata più sfumata come questa, dovete utilizzare i pennelli tondi dalla punta tonda e aprire la pennellata mentre dipingete, quindi fate una leggera pressione. Quindi cerco il colore sulla fotocopia e lo riporto, anche se cambia un po'. Inizio ad avvicinare la sfumatura del naso al tono in ombra. E con il rosa che abbiamo creato all'inizio mi muovo sempre in questi toni scuri per capire come reagisce il colore. Chiedo scusa se a volte mi dimentico di spiegare i passaggi, ma mi viene spontaneo. Suggeritemi eventualmente il nome di un'altra opera che vorreste vedere realizzata, insomma, copiata e studiata dal punto di vista cromatico, se vorreste vedere qualche opera studiata anche dal punto di vista del disegno. Lasciatemi un commento qui sotto. Bouguereau è stato un maestro nell'uso dei grigi. E infatti non è facilissimo, non è proprio facile utilizzare i grigi in pittura, ma senza che il dipinto risulti grigio. Qui naturalmente si tratta sempre di toni e sottotoni, cioè lui non ci arriva in una sessione, ma è la sommatoria di più strati che si intrecciano perfettamente. Quindi utilizzando questi toni precedenti, che abbiamo realizzato in precedenza, e utilizzando sempre lo stesso pennello, questo è fondamentale, perché così andiamo in qualche modo a fissare sempre
andiamo sempre a utilizzare lo stesso tono. Sono molto, nell'opera di Bouguereau gli occhi sono molto espressivi e giocano tra luci ed ombre in una maniera sopraffina. C'è della terra di Siena qui nell'ombra del naso. Vado a creare una grande sfumatura. Utilizzo sempre la punta dello stesso pennello e mi sposto dalla parte in luce a quella in ombra. E non viceversa, perché così finiamo per sporcare il colore. Con il colore che mi è rimasto sul pennello, vado a riempire queste zone. Naturalmente aspetto ancora ad andare con dei punti di luce più elevati. Non siamo ancora arrivati a quella parte. Adesso, terra di Siena, giallo-ocra, bianco e un pizzico di rosso. Come dissi già nello scorso video, vabbè, adesso sto incrementando i punti di luce. E come dissi nello scorso video, questo esercizio può esserci utile se dobbiamo realizzare una copia, ok, ma anche una commissione. Dobbiamo realizzare un ritratto dobbiamo realizzare un ritratto prima di passare alla tela, insomma, all'elaborato. Quello grande, potremmo realizzare un piccolo sketch e studiare i toni. Naturalmente con questo video non vi vado a spiegare la tecnica di Bouguereau, anche perché avrei proprio dovuto utilizzare un approccio differente. E fatemi sapere appunto se vi potrebbe interessare un video del genere, perché magari quando sarò libero e manca veramente poco, mi dedicherò a questi video più importanti, alla guida al ritratto, che ho dovuto proprio sospendere per altri problemi. E quindi recupereremo man mano. Inizio ad aumentare la porzione del bianco di titanio e come potete vedere il dipinto inizia a prendere corpo. La mia versione sembra un po' più satura come colori, probabilmente un po' lo è, ma gioca molto anche il verde di fondo che si mette appunto in contrasto con il suo opposto e lo fa brillare, lo fa splendere. Non è una copia dal punto di vista di forme, più che altro come di colore, però mi dispiace che ci siano delle cose sbagliate. Anche le labbra si vedono che sono velature. Evidentemente con un sottotono realizzato prima con della terra d'ombra, comunque scura, con cui ha dato la forma delle labbra, e poi una velatura di vermiglione, o un rosso comunque molto brillante, ridando sempre il colore, tra virgolette, della luce, cioè bianco di titanio e rosa, intervengo con dei piccoli tocchi nelle zone in ombra, così da andare a illuminarle. Quindi
Quindi trasporto il colore e li avvicino. Quindi con un tono intermedio, con un tono di blu oltremare, ocre e terra di siena, vado a realizzare il tono intermedio per unire la zona in luce a quella in ombra. Quindi avvicino le due zone utilizzando questo tipo di tono. Essendo un tono neutro, lo posso utilizzare anche per modificare un po' la zona in luce. Per tono neutro si intende un tono che non modifica, non ha un vero e proprio colore, ma un tono comunque grigio. Quindi piuttosto ne modifica la saturazione, la temperatura, la luce di un colore, ma non il colore stesso. Non so se mi sono spiegato, ma è veramente difficile essere concentrato oggi. Magari fidatevi più delle mie mani che delle parole che vi sto dicendo. Utilizzando dei toni puri, come questo rosa, quindi per toni puri invece intendo toni che al massimo sono mischiati con il bianco e non mischiati con altri colori. Vado appunto a muovermi nelle parti in ombra per dare punti di luce con il rosa, quindi con questa luce calda, mischiata al bianco per naturalmente avere coprenza. Allora, rosso, giallo ocra e un blu per spegnere, si crea un grigio, un viola, di nuovo giallo ocra e bianco. Poi ho trovato un tono comunque interessante, simile. Quindi questo grigio lo posso utilizzare anche qui, nelle zone comunque in luce. Quelle zone comunque sono in luce, ma non in luce forte. Concentro adesso a terminare almeno i dettagli del volto e mi fermo. Devo spostare gli occhi un po' più a sinistra. Qui l'occhio si perde nelle ombre. Provo un attimo nelle labbra ad aggiungere un po' di giallo cadmio. Alla fine questo lavoro si presenta come un ottimo underpainting. Cioè, se questo lo facessi asciugare, se ci tornassi sopra diventerebbe, cioè potrei raggiungere alti livelli comunque di maggiore somiglianza.
Fatemi sapere nei commenti se vi potrebbe interessare, quindi vedere come portare magari al meglio questo dipinto, considerando che questa è stata più una prova cromatica per avvicinarci il più possibile ai toni dell'incarnato, come quelli di Bouguereau, che in realtà sono un po' più grigi, e che io ho mantenuto un po' più caldi. Naturalmente andava anche analizzata forse la tavolozza di colori che utilizzava lo stesso Bouguereau, però questo era anche per dimostrarvi come con una tavolozza limitata di colori si possono ottenere tante tante tonalità. E quindi questo è il risultato. Potrei andarci ancora più avanti, e come già detto lasciatemi un commento qui sotto se vorreste vedere il continuo, come portare il dipinto a un livello finito, dato che questo era uno studio cromatico. Chiedo scusa per le mie condizioni, ma sono in piena tesi in questo momento e quindi sono un po' così. Sto dipingendo tanto, ma con il cervello sto un po' fuso, quindi come ho già detto, quindi come dico nel video, fidatevi più delle mie mani di ciò che invece vi ho detto. Perciò ti chiedo di lasciare un mi piace per supportarmi se questo video ti è piaciuto, un commento per condividere la tua opinione e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo cercando di costruire. Grazie se avete visto tutto il video, arrivederci.